Poi ha fatto il ciclo, dietro il ingresso alle catacombe di San Gennaro, un posto assolutamente meraviglioso da visitare. Non è il biglietto cartaceo? Ma l'ha smarcato il biglietto? La collina di Capodimonte, quindi ha uno sviluppo orizzontale. Lo sviluppo orizzontale e la vastità di questi spazi sono dovuti a questa roccia, che si chiama tufo giallo napoletano. Parliamo di una roccia compatta, resistente, ma allo stesso tempo porosa e facile da lavorare. Quindi noi ci troviamo contemporaneamente in tre luoghi diversi. Siamo nelle catacombe di San Gennaro, siamo all'interno della collina di Capodimonte e siamo nel rione Sanità, che è a partire dal secondo secolo d.C. Noi adesso siamo nel VI secolo d.C., quindi faremo una sorta di viaggio al ritroso nel tempo. E dovete immaginare che questi sono spazi che venivano scavati a mano e sepoltura. La prima è quella che vedete sul pavimento. Quella si chiama fossa o forma, avvolti in sudari ed unti con olio e balsami. I corpi a loro volta erano divisi da lastre in terracotta o tegole ed era tutto chiuso con delle lastre in marmo. Tutto chiuso con lastre in terracotta o con tufelli, piccoli blocchi di tufo. Terza tipologia di sepoltura è quella che vedete all'interno di quella camera, che si chiama arco solium, perché è composta dall'arco che ricavano i più poveri. Lì ci andava lo stato sociale medio, all'interno, degli arcosolia e delle cappelle ci entravano i ricchi o i membri della chiesa. Quindi, e infatti quella è anche chiamata corona del martirio, oggi ce la danno dopo un martirio all'università, giusto? Le meraviglie delle catacombe di San Gennaro. Sottosuolo di Napoli ricco di storia. San Gennaro, che si trova proprio lì giù. Allora, noi su San Gennaro sappiamo veramente molto molto poco. Bolle il suo sangue. Il famoso sangue di San Gennaro che tutti noi napoletani oggi veneriamo. Perché lo veneriamo? Perché è un sangue miracoloso. In tre date dell'anno si scioglie. 19 settembre, 16 dicembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio. Se il sangue si scioglie è tutto a posto, perché il miracolo è avvenuto. Se non dovesse sciogliersi potrebbe succedere qualcosa. Noi ricordiamo date in cui quando non si è sciolto è successo qualcosa. Le sue ossa vengono spostate innumerevoli volte. Attualmente si trovano nel Duomo di Napoli. Sotto l'altare c'è una cappella che si chiama Cappella del Soccorpo, che contiene l'urna con le ossa di San Gennaro. Sappiamo che questa è stata la sua tomba soltanto grazie a degli indizi. Il primo indizio è il 14° vescovo di Napoli, che nel V secolo porta qui le ossa di San Gennaro. Terzo indizio, guardate quante tombe. Gli indizi ci confermano che questa è sicuramente, senza ombra di dubbio, la tomba di San Gennaro. A posto? Stai annoiando? Ok. Quindi, per questo motivo, all'interno della catacomba trovate anche affreschi dell'VIII, del IX secolo, quindi più tardi. Adesso, da questa amministrazione che l'ha inaugurata e ideata 3 anni fa, siamo quindi contenti di poterla riproporre anche quest'anno, dato il successo che ha riscosso negli ultimi anni e che ci appare crescente grazie a voi, grazie al vostro interesse per quella che questa idea, quella di mettere in rete, di collegare le decine, probabilmente aumenteranno, di ipogei che insistono sul sottosuolo della nostra città, costituendo una sorta di grande necropoli diffusa su cui Napoli è... Su mortali, destatevi! Indignaci! Torna la verità in sulla terra e partonsi nelle immagini vane.
Sorgete, ripigliatevi la soma della vita. Riducetevi dal mondo falso nel vero. Chi. Ciascuno in questo mancare si sente così d'affanno e di temenza sciolto, e l'età del lente senza tedio.